Salve a tutti, friends, al vostro Super Corri. Stadam, finalmente è arrivato l'aggiornamento che tutti stavamo aspettando, anche il nostro Arnaldo Tavoletta, ovvero l'aggiornamento delle auto italiane di Forza Horizon 5. Io ho sempre detto, Forza Horizon è un gioco eccezionale. Se avesse veramente le vetture italiane, quelle clou, sarebbe ancora più fantastico, un po' come c'è la Gran Turismo. E ce l'hanno altri giochi. Mi hanno ascoltato, evidentemente. Guardate qua, è arrivato finalmente l'aggiornamento. Ora noi oggi proveremo in grandi linee. Andiamo a vedere le macchine che hanno aggiunto e proveremo qualche macchina originale. Poi nelle prossime settimane riparte la carriera con Arnaldovic e proveremo queste vetture. Chiaramente in che modo le prepareremo, come facciamo sempre. Pensate a una bella lanciata del T-Integrale Replica Rally, cioè. Dai, ti fa una bella 155 replica DTM. Vedremo un po' cosa succederà. Perciò, come al solito, io vi invito a iscrivervi a tutti i miei canali. Lasciate un like, seguitemi sui miei social, sul canale Telegram ufficiale Supercorris84 per l'inusinante primo sondaggio con cui chiedo a tutti quanti voi cosa volete vedere sui miei canali. C'è la mia raccolta fondi. Supercorris and Friends. Potete aiutarmi a raccogliere fondi da donare in beneficenza. Mi raccomando, link di PayPal in descrizione. Andiamo a vedere, guardate che roba. Già solo vedere S4, 155, lancia Delta. Guardate qua, va, la Abarth, la 4C, la 131 Abarth, una delle macchine più belle, la 037. Oh, finalmente ragazzi, questi qua È hanno bello fatto rivederti, bro. quello che dovevamo vedere noi. E niente, dai, allora andiamo a vedere. Allora, innanzitutto andiamo a vedere dove stanno le gare, quelle italiane. Allora, andiamo a vedere Forza Horizon, il festival. Qua ci potrebbe già portare lui. Comunque, andiamo a vedere innanzitutto quali sono le aggiunte che abbiamo qua a catalogo. Autosalone. Oh, raga, che figata. Allora, guarda qua, innanzitutto la 500 Abarth del 68. Oh. Cioè, finalmente voglio vedere Alfa Romeo qua, è il top del top. Perché mo certe macchine stanno qui, certe bisogna vincerle facendo, chiaramente, il Festival dell'Italia. Guardate qua. Beh, questa è la prima, oggi proviamo questa qua sicuro. Ma ce la compriamo, ve lo dico subito. Andiamo a vedere le altre. Quindi non stanno tutte qua le macchine italiane, già ve lo preannuncio. Molte le dovete vincere, però già che ci sta la Giulia, che è il top del top per me. Allora, Ferrari, già ce n'erano una marea di Ferrari, quindi alla fin fine non ci sposta più di tanto. Andiamo a vedere Fiat, però Ford, Fiat, sta qua, sta. La cazzo sta la Fiat. Aspetta, mi sono perso. Ecco qua, Fiat, non l'ho visto. È Eugenio il genio, sono. Cioè, ci sono passato avanti e ne so viste. Fiat, solo la 124 Spider. Però, evidentemente, stanno di là come macchine da vincere. Andiamo a vedere la Lancia. Se ci sta qua. Lamborghini, ci sta pure. Ecco, Lancia. Ecco, vedete, pure Lamborghini, guaglioni, quando cazzo ci stanno. Non me le ricordo tutte quelle che hanno già. No, allora, raga, scusatemi. Stratos e Delta. Qua allora regagna la situazione. Qua, secondo me, oggi prendiamo la Delta e la 105 e la Giulia. E poi non mi ricordo se ci sono altre vetture italiane. Ma ci interessa ben poco. Boh, la Pagani già ci stava. Allora, raga, dai. Oggi le proviamo stock. Prossimo video iniziamo a preparare. Anzitutto le compriamo. Ah, voglio. Questa è la macchina che io amo di più. È che infatti già l'hanno iniziato a fare le livree, ma. La livrea più. Eccole qua. Dai, bella, 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 bella. Oh, che cazzo è bella questa. Questa addirittura vecchio stile. Stile vecchio modello. Ma noi non la prepareremo oggi. Oh, ma me l'hai comprata la Lancia Delta? Dai, voglio la carrozzeria stock, rompe le balle.
Come si faceva a levarli, design? Vabbè, siamo riusciti. Beh, voglio, questa verrà smostrata a livello prestazionale e anche a livello di tutto, perché così è proprio troppo stock. Guarda che bella, guarda che cazzo di figata epica. Epica, ragazzi, epica. Guarda quante cazzo è bello il posto. Peccato che non c'ho l'alettone spostato in alto. Dentro fa cagare perché chiaramente è una macchina di 30 anni fa. Vabbè, voglia. Io direi di andare a provare il nostro Deltone. Madonna, che bella. Vai Arnaldo. Delizia il pubblico. Allora, ragazzi, andiamo a vedere se riusciamo a ritrovare. Perché io sono sempre una frana a ritrovare cose. Andiamo a vedere se troviamo. Allora, Horizon Test Track. Non è. Horizon Tour. Ci starà il. Allora, Rally Adventure. Che pure si potrebbe fare, però non oggi. Horizon Arcade. Io vorrei capire quando uno trova una cosa, dove le deve andare a cercare. Colossus. Cioè, dove sta il campionato con le macchine italiane? Di quello volesse capire. Evidentemente non qua. Oh, questo voglio vedere io. Bello, mamma mia, raga, tutto sto festival italiano, che bello. Però dobbiamo trovare la prima gara. Abbiamo guida l'Abarth, questo non va bene. Oh cavolo, qua su sta. Oppure che ci sta qua? Cazzo, tutte gare che non si capisce Appena niente. possibile, fare inversione a U. Ah, 11 300 metri, km. gira Devo andare a là su. destra. Vai, abbiamo distrutto la delta. Rielaborazione percorso. Tra 200 metri, gira subito a sinistra. Gli altri che mica biasion, noi che stiamo a fare, stiamo a arrampicare la delta, va. Guardate che 11 km. Male. C'è un po' di zigzag. Tra 400 metri arriverai a destinazione. Guarda Arnaldovic come si diletta anche nel WRC. No, 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 no.
no, per favore, non cadere. Fermata. Cazzo, eravamo arrivati, coglione. Ma non c'è grip. No, fa il giro. C'è una strada. Non mi sono stoppata la macchina. Cazzo, di Arnaldo. No, dove cacchio vai, Arnaldo? Ma ci vai a ritrovare. Va bene, ho capito che qua ci sarà un taglio. La porta si è messa tanto, sai, mo si marcava tutta la montagna. Eccoti a destinazione. Ci sai sugli vulcani alla Lancia Delta, ragazzi? Per tutti i possessori di Lancia Delta, non salite sui vulcani. Che non va. Ve lo dice Arnaldo Tavoletta, non un Carlos Sainz senior qualsiasi. Così eravamo arrivati, vado a sta la gara. Sta sopra di noi e non riusciamo a salire. Tra 400 metri, gira a destra. Oh, mo ci gli avrà fatto sicuramente bene la sospensione. Eccoti a destinazione. Allora, andiamo a vedere. Debutto nel cross country col dettore. Via. Originale. Che bella, voglio. Bella di padella. Guarda che spettralità dello scenario. Oh, c'è un'altra testa. Che è questa? Oh, la 037. Senti che rumore che fa la 037. Ai Arna, fa vedere che cazzo di macchina c'hai tu. Giusto te la Delta Farlock, te. Delle balle. Passa Arnaldovic. Fatemi passare. Non vado a vincere, ho bisogno di soldi. Se non posso comprare l'S4 e la 037, voglio comprare tutte e due. Audi, sai chi faceva, ma lo fa cuccini solamente Audi. Pensa a quelli che rifanno le strade qua. E Arnaldovic progredisce e aggredisce soprattutto con la Delta originale. Manca un euro di manca un adesivo ci ho messo. Rompete i coglioni. Stanno via, sta via. Oh, salto di Arnaldo. Vabbè, ho capito, frate, però sei in mezzo all'acqua mi plafone, chi sto fanno? Quello che botti di salato, guarda qua. Cioè, minchia. Se io salto e mi si ferma la macchina, questi camminano. Queste sono le incongruenze dei videogiochi che io non riuscirò mai a capire, sono io forse che può. C'è un attimo di moto di strada pure sulla terra, come non detto, vai. Aveva un'ottima tenuta anche sulla terra. Troppi angoli, va. Beh, ragazzi, questa gara è andata bene. C'ho un po' di...
ma sai lo turbo, va. La prima gara è promettente per il nostro Arnaldovic. Però dietro sembra nuova l'auto, eh. Non la guardi davanti. Ragazzi, si guida bene, solo che c'è urgenza di un upgrade. C'è urgenza di un upgrade. Anche detto upgrade. E vai. Grande gara di Arnaldo. Adesso direi di comprare subito la Giulia e fare una prova molto evasiva. E poi nelle prossime puntate, vi ho detto, ste macchine le prepareremo bene bene e correremo qua con la Delta preparata. Almeno deve avere 500 cavalli la Delta. Allora, andiamo a vedere un attimo al volo. Andiamo a vedere ad acquistare anche la Giuliazza. Vai. Bella per la Giulia, l'hanno già smossa, quella più bella. Andiamo, va. Aspetta, come ho fatto prima? Color. I cerchi non mi fanno impazzire, però. Questo 500 cavalli già dovrebbe essere bella precisa. Beh, voglio che roba. Che bella. Giulione quadrifoglio. Oh, nessuno. Solo il Gran Turismo l'ha messa la GTA. Ma che bello. Vecchio modello, perché ci sta già il nuovo con il cruscotto digitale. Senti, io conosco i motori e posso dirti che nessuna auto è completa senza un clacson speciale. Stai zitta. Cazzo conosci tu. Oh, voglio. Questo viaggio. Questo viaggio, voglio. Allora, andiamolo subito a provare su una garetta, quella proprio zozza. Test track. Ma che è sto test track? Circuito di prova. Open day. Andiamo a vedere lo circuito di prova. Appena possibile, fare inversione a 1. Gira a sinistra. Tra 400 metri, bella, gira ragazzi a destra. Cioè, finalmente anche Forza Horizon. Allora, ragazzi, andiamo a trovare una garetta su strada, va. Oh, ma cazzo, va, eh. Guarda che roba. Ecco, questa è una gara che già abbiamo fatto, però. Che ci frega. Solo per provare la Giuliazza. Bellissima, fatta veramente molto bene. Mi piace. Beh, macchine di un certo livello, l'RS6, dai. No, ne modifica la difficoltà, rompe le palle. Bella Panamera. Ecco, su tutte macchine che hanno 600-700 cavalli, noi abbiamo 500, grazie a fare sbiffare il. Ah! Ma no, ma porco zio, dai! Ma l'ho toccato, ma che cazzo femo? Ma anche quando ne tocchi per da più. Vai Arnaldovic. Beh, Arnaldo usa il classico giochetto del toccata al muro e ripartenza.
si butta dentro Ernie. Si brutta dentro Arnaldovic. Cioè. Detto Sacic. La fusione tra Salsic, Arnaldovic, Samarzic. Quello che non si è comprato l'Inter. Pazzesco. Ma Arnaldo ha capito l'alfa. Ah! Vieni. Ma dove? Sta Porsche di merda. Macchina più schifosa che ci sta la Porsche proprio. Non me la comprare manco se me la regalano. Manca nel gioco me la compro, infatti, va bene. Arnaldo Cic. Guarda come inizia a sprintare con la Giuliazza. Dava una difficoltà secondo il gioco più bassa. Gli davamo due giri di differenza a tutti. Questa è la macchina che sogno io, raga, pure a livello stradale, vero? Una bella Giulia, ma no quadrifoglia, che cazzo di... ci tende a fare 500 cavalli, l'URC. Giulia quadrifoglia, Giulia Sportline. Arriva Cic. Ovvero Arnaldovic. Tutto anche Cic. E Franco. Cic! Ahi. Ah dai, ma ste cazzi di audio, avete rotto i coglioni, tu. Aspetta, la propulso, guarda, è staffato tutto. Vai Ciccio! Siamo là là, non riusciamo a recuperare questo poco scarto che c'è. Sta BMW, ah, si butta in Arnaldovic! C'abbiamo più cavalli noi di sta BMW qua bianco. Guarda là, va. Questo è proprio realistico. Levati dai coglioni. Ah dai, porco disco, porco. Oh, comunque pure nel gioco, pure con i botti c'ho i problemi io. Vabbè, poi so gare che una volta che prepariamo la macchina voglio dopo faccio ridere. Però parliamo un po' di guidabilità, le macchine mi sembrano fatte molto bene. La Giulia si vede che ha molto più grip della Lancia. C'è il posteriore un po' più ballerino, essendo trazione posteriore, quindi... al fotofinish! Arnaldovic si prende la position. Vabbè, chiaramente preparate queste macchine, raga, faranno tutt'altra figura. Contate che questa è una macchina che ha già 507 cavalli di base, Un po' di preparazione portiamo a 1000 cavalli. Comunque, devo dire che il DLC mi piace, le macchine sono fatte bene. Sono contentissimo, quindi dai. La prossima puntata le prepareremo e fare quel festival italiano. Che adesso vedo dove si trova perché non ho capito come si fa ad accedere, ma lo troveremo. Ciao agliò! Whoa!